Bene, amici, fratelli della congregazione. Mi stavo già impapinando, stavo scivolando. Mi sono svegliato prestissimo, un falò mattutino, sempre più bellino, in questo mondo ripieno di beguini. È uscita la mia recensione scritta, qui disponibile alla visione, video, review di Modì, Tre giorni sulle ali della follia, un masterpiece secondo opus, seconda prova registica di Johnny Depp. E anche la mia recensione di Juror Number 2. Diamo i numeri? Sì? Chi offre di più per questo libro che viene a 15 euro lo trovate scontato? È un libro scontato? Cioè banale? No. Allora uomini, la donna è mobile, io sono il suo mobiliere, imitando, parafrasando il principe della risata Andromeda de Curtis, in arte Popò Totò, in arte il falò che stava ruttando. Oh, di rabbia, tante rabbie ruttò, ma quel periodo è oramai passato. Totò Peppino e la mala femmina, uomini letterati, uomini da scena della lettera. Bisogna guadagnare qualche soldo, perché come disse Totò, questa moneta serve, no, la serva serve, questa moneta servono affinché vi consoliate. E Peppino che cosa scrisse? Con l'insalata, ma perché sei morto, l'insalata, il rame morto. Uomini che coltivate il vostro orticello, avete mai visto Totò Aere di Roma? Questa è la voce di Alberto Esordio, da Alberto Esordio, che doppiò Oliver Hardy. Olio. Comunque sono buoni gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Olio con mel, Totò Aere di Roma. Sa che significhi paliettone? Allora uomini, tromboni, come Palazzone. Io ho mangiato un bombolone, no, un panino, essendo io un paninaro. Uomini, dovete comprare i libri del falotico, non siate avari. So che siete poveri, ma dovete elargire a quest'uomo che incarna la miseria e la povertà qualche soldo, perché queste monete servono affinché vi possa consolare. Allora uomini, voglio consolarvi dalle vostre tristezze esistenziali. Ancora la passo malissimo, devo telefonare al dentista. Si sono scollegati, disgiunti i punti. Rischiai di morire. Beccò il nervo, l'anestesia. Dal dentista macello, dove ogni seduta è un macello. Quanto è bello questo falò? Si vede la pelata? Uomini, questa è una donna che deve aver effettuato molti pilates, tutta depilata, figa spesso bagnata. Beh, Dalia Nera, James Roy, comunque avete mai letto qualche libro di J.T. Leroy, da cui il film Ingannevole il cuore, figlia di Giuliano Gemma, buona quella, vera Gemma, io oso dire in quanto uomo o se, che donne non dovete arrossire dinanzi a qualcosa offertovi in modo rosé, come il vino, un frizzantino, tutto spumeggiante. E ho detto tutto per dirla alla De Filippo. Basta con Maria De Filippi? No. E con le vostre filippiche. Uomini, ieri sera rividi La distanza siderale. Un film che non avevo più visto da tempo immemorabile, si dice immemorabile. Uomini, ricordatevi questo, non immemore, perché voi siete i memori e non ricordate di parlare bene in italiano. Io so usare bene la lingua, tutta una leccata, uomini male lingue. Allora, Il genio della truffa, in originale Nezistigmea, finché vidi al Festival di Venezia, Enzo Roma, interprete in questo film una ragazza di 14 anni, ma quando è 79, io le farei tutto un 69. Poi abbiamo avuto
Harrison, abbiamo ancora, non è morto, anche se è in Gattapecorito. Questo libro va comprato e scartato, o forse scartatelo, acquistatelo, stroncatelo, acclamatelo. Dicevo, quando andai a vedere la festa di Venezia, questo film, no, solo di qua, la Sam Rockwell, no? Un urlò alla prima o premiere, non ricordo se di Capri 19, Caricap the Cats, K-19 di Catherine Bigelow con Liam Neeson, o Le verità nascoste, Robert Zemeckis, fra l'altro produttore di questo film di Ridley Scott. Harrison, 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 non Harrison, A-L-I-S-O-N, comunque non male, con la buona attrice, questa Kendra Lastman. Harrison Starr. Poi abbiamo avuto Ilona Staller, che serviva lo Stallone, italiano, Silvestro. Presto ci sarà la notte di San Silvestro e dovete strappare, uomini, dovete strappare, dovete comprare, 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 accattà, le verità nascoste. In verità vi dico che qua non va nascosto nulla. Vi siete dati all'obolo, obolo, all'oblio, all'oblò. Dicevo, non si muovono certo in un mondo di illusioni lì, Edwidge, poliziotti, pugili, amici. Ma, dato, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. No, che video, festa di Venezia, Black Dahlia, di Brian Palma. Certamente, voi non sapete niente di me, di cinema, di figa. Insomma, poveri disgraziati, pugili, amici. Picchiatevi, sì, sì, sì. Un tempo si diceva in meridione, per diventare grande amico di quella persona devi prima litigarvi e darvi di botte. Che filosofia, eh? Eppure il pericolo più grave per loro non arriva dalla follia, dalla folla di relitti umani e delinquenti come voi che li circondano, né dalla violenza della corruzione di Los Angeles, né da Kate, la donna di cui già mi sono innamorati, questi poveri sfigati, ma è un orrido delitto sconvolge per sempre la loro vita. Il massacro di Elizabeth Shue è stata ammazzata, quella è una buona figa, viene citata in questo film, ricordate Living Las Vegas, ricordate anche Jerry Calà, Vacanze in America, questo non è Las Vegas, è Las Vegas, comunque che figa. La Dalia Nera, ragazza leggera, allegra, imprudente, anche imprudente, prostituta a tempo perso, non sapendo che cazzo fare, quando può per guadagnare, qualche cazzo si fa. Ah, come è venuto? Ma viene, forse finge l'orgasmo, ma che ingassi. E quando lì scompare misteriosamente per tua e tre indagini si trasforma in una tremenda ossessione, obsession, una discesa agli inferi, tra gli angeli caduti, un confronto supremo con se stesso e col suo passato, una sfida immergersi, non si riesce a leggere bene, nel sangue e uscirne immacolati, purissimi, candidi, lavati come rana, uomini. Andrei a parare su quest'uomo luccicante che va a parare qui anche su Shining, la luccicanza. Uomini, avete visto quel sequel con Ewan McGregor? Non male, non male. Quel regista è specializzato in tutte le trasposizioni da Stephen King, Georgie Chorn. Poi, che c'è tra Caduta della Casa degli Asher? Da me recensito ovviamente. Quello è Edgar Allan Poe. Dottor Sleep, io sono il dottor Fallock. Donne, toglietevi gli sleep e non avrete più sonno. Comunque ore sono? Presto, a presto. Cerchiamo di arrivare. Arriviamo? Mi sono impappinato. Cerchiamo di arrivare, vedete? Poi divento scalmanato e la fretta è cattiva consigliera. Uomini, come Nick Cage, quel film, tuffatori, uomini tuffandini, uomini tuffatori, meglio le tuffatrici. Hanno un paio di cosce. Ricordate Tania Cagnotto? E perché è morta, vabbè, non possiamo più ammirarla in tutto il suo splendore, il suo candore. Uomini, uomini nudi, uomini.
capitolo, no, pagina 171, sto andando anche al commissario 5. Come si dice in gergo, ricevetti il cosiddetto pacco ancora prima di presentare il mio pacchetto. Di sigarette ho inteso nel senso della mia sacca scrotale dei genitali, con roba fine incorporata, insomma, qui non sono stato molto fine. Dei miei oggetti personali da tendere, no, da intendersi in forma sexual, ovviamente. Questo sento giù dall'anno, sono un povero diavolo. Poverissimo, forse Lucifero, detto altresì Belzebù, non ebbe non ha tutti i torti a rinnegare e tradire il padre di Gesù, quel vostro Dio nato chissà quando. Anzi, per chi crede in costui, ovvero di mente gatti sempre ciotti, eternale, vivente, persistentemente, senza aver bisogno di nascere. Insomma, io di chi ho bisogno di niente, di tutto. Che stronzata mai questa? Comica in modo cosmico. Dio sempre esistette, se così fosse, qui voglio anche imitare al Pacino, doppiato da Giannini in Avvocato del Diavolo. Dio, se così fosse, Dio maledetto fortunato e per di più un immondo incosciente in modo innato. Che partorì, nel senso, perché partorì anzi tra voi, figli del suo mondo, ludo e bastardo, che Dio vi fulmini. Ah, Dio generò solamente un mondo porco e sporco, con quel Pacino non ha un grande ruolo questo film, morì, morì scagnà. Dunque per noi tutti sarebbe stato meglio non nascere in tal mondo sconcio che talmente stronzo da volerci imbrogliare, no, imbrogliare nella religione, non soltanto credente al, nel Redentore, al Pacino, nel suo, nella sua vagina, con tanto movimento di bacini, tanti bacini. Allora, poi si pulisce tutto nella bacinella. Allora, uomini, belli, donne, soprattutto belle, bensì in tante altre delle più disparate, fra cui quello ossequioso del Buddha. Un mondo ripieno di bei culti, ma soprattutto di falsi culti davvero brutti, di orrendi farabutti, come i testimoni di Genova, qui ci sono i testimoni di Torino, di Genova, di discepoli fanatici dal bacino, no, dalla e di puttane, no, puttanate varie, fottetevi tutti. Comunque, a parte questo mio rabbioso sfogo da miscredente, da anticristi redento e irredimibile, datosi oramai dall'albore d'ogni tempio, no, dalle origini di tutti i tempi, no, in Natale l'altra sera rividi anche, no, vidi per la prima volta integralmente Exodus, sempre di Ridley Scott, i tempi o i templi faraonici e quella faraona lì. Immediatamente, dannatamente, la perdizione di assolutezza più amorale. Non l'atismo per me stesso, come andiamo avanti. Andiamo avanti. Mi rassetto, mi tiro su anche il colletto, indosso la mia cappella, il mio cappello, e di nuovo lo fuoriesco, no? Io esco, incontrerò in tal notte nera una bellissima dark lady, no? Dei tipi maneschi, sì, quei tipi che arrivano presto con la mano, non alle mani, degli stronzi micidiali, i classici bulli fottuti, sì, ma me ne fotto. Adesso devo penetrarmi a fondo e finalmente indagherò. Questo libro ha molte chiavi di lettura possibili, ribadisco, al momento però non ho ancora Kendra chiavato. Me la chiamerò? Non lo so, ma di sicuro in questa tenebrosa troia, una storia, me la chiamerò. E se in qualche casino mi infilerò, comunque a Las Vegas fu ambientato anche quel film, Casino, con Charleston che viene citata qua, Basic Instinct. Uomini, io e Falò sono assai certo che d'orgasmo titanico con Kendra verrò, no, da un eventuale bordello ne verrò fuori. Tutto un casino. Intanto non posso uscire dal mio studio, ho privato del cazzo, non riesco a trovare infatti la chiave d'apertura della porta. No, porta, poco importa, me la chiaverò, ripeto, no, volevo dire me la caverò. Andiamo avanti su Shining. Che per dirla la Tony di Pietro, che ci azzecca? Capitolo 19. Capitolo 19. Nella mia loggia la Twin Peaks rifletto sulla vacuità della carnalità o della nostra futile esistenza labile. Mi sparo, no, sparisco nella locked room, la True Detective o Red Room di Allah, ancora là, no, alla Shining, è un'illuminazione gloriosa e incitante della vita speranzosa. Comunque questo libro parlo di uno, moi, me medesimo di persona, che vuole mettere incinta una donna, rimasta incinta, e poi che succede? Chissà. Jack Torrance, my name is Jack Torrance. I am looking for a job in this
overlook town. Yeah, yeah. Jack Nicholson sempre doppiato da Giannini. E poi True Detective, sempre questo Giannini Adriano. Adriano Celentano. Che dito, come disse sempre Jerry Galà in Bomber, uomini boomer, uomini, le vostre offese stanno tornando indietro, boomer. Il falò. Accattatelo. 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 Tantantum, tantantum, tantantum. Il commissario falò. Harn, Bullet Investigation. E poi c'è tutta la denudation. Alla prossima.